cioè comunque io non sono un allenatore sicuramente. No, certo, però magari mi puoi dare qualche consiglio. Tutti quelli che mi guarderanno diranno che io non so fare passaggi, perché diranno sicuramente dirò delle grandissime baggianate. Ragazzi, io intanto mi sto allenando, ma è già tempo di imparare un altro fondamentale del basket e sono ovviamente con un altro dei nostri giocatori del campionato di Serie 1. Sono a Tortone e sono in compagnia di Leonardo Candi. Leo, ciao, come stai? Ciao a tutti, bene, bene. Mi hai visto palleggiare prima, hai già detto, oddio. No. Chi è che ti ha insegnato? Mi hanno insegnato Venezia. Sono stati bravi. Vero, sono stati bravi, dai, meno male. Allora, oggi si impara un altro fondamentale del basket, parliamo di una cosa senza la quale, cioè, non esisterebbe una partita, il passaggio e poi la ricezione. Ci proviamo. Ok, partiamo da magari qualche consiglio, qualche regola. Cioè, io per fare un passaggio in maniera giusta, come mi devo comportare? qua viene il difficile. No, diciamo che ci sono diversi tipi di passaggio, quindi non è che c'è un passaggio utilizzato, si usa solamente quello. E chiaramente dipende dalle situazioni di gioco, dipende dove mi trovo in campo e appunto dalla difesa che passaggio mi concede. Quindi diciamo che sono molte tipologie di passaggio, okay. Non so quale... Ne impariamo qualcuna, esatto. Dai, partiamo dal classico. Diciamo però una cosa fondamentale, almeno io penso sia così. Lo scopo di un passaggio è dare il pallone nella maniera migliore possibile al compagno. Certo, certamente, sì. Il passaggio appunto per cercare di trovare il compagno più libero, uh-huh. E quindi cercare di mettere il mio compagno nelle condizioni migliori appunto di fare la cosa che da allenatore è stata scelta. Passaggio due mani a petto, due mani dal petto, okay. È un passaggio che è forte. Certo. Non si fa tanto perché difficilmente vedi un giocatore fare questo tipo di passaggio, però si può fare. Adesso mi distrugge. No, vado piano. Un altro tipo di passaggio? Un altro tipo di passaggio, cioè il passaggio a una mano. Ok, vai, la prendo. Si può fare anche se no un passaggio battuto. Ok, esatto, e questo l'ho visto molto. In teoria un passaggio perfetto battuto, okay. Bisognerebbe indicare con le mani, con il pollice, il pavimento e cercare, okay, di farlo rimbalzare il più vicino possibile al mio compagno. Vai. Oddio. Ok, quindi devo farlo rimbalzare vicino a te, così. Sì, ma allora non ha forza, che c'è, ma mi vedete? Perché se lo fai rimbalzare vicino a te stessa, okay, è più complicato, cioè nel senso... Ok, meglio di prima forse? Esatto. Ok, e si fa anche in corsa? Sì. Immagino. Cioè comunque io non sono un allenatore sicuramente. No, certo, però magari mi puoi dare qualche consiglio. Tutti quelli che mi guarderanno diranno che io non so fare passaggi, perché sicuramente dirò delle grandissime baggianate. E niente, facciamo passaggio a una mano. Sicuro meglio di me, vai. Passaggio a una mano, okay. Facciamo molto semplice. Okay. Io provo a tirare. Però l'ho tirata alta. No. Va bene. Ci sta. Cioè, ok, non è un passaggio perfetto, però... Si può migliorare, sì. Insomma. In teoria bisognerebbe distendere il polso, okay, come se tra virgolette fosse un tiro per dare forza al passaggio. Ok, vai. Cioè, faccio piano, però esatto, comunque cerco di fare, okay, il movimento. È lo stesso principio del vado a tirare. Sì, no, non è uguale, okay, però comunque per imprimere forza, okay, al passaggio. Ok. Per dargli anche la direzione corretta. Passaggio due mani sopra la testa. Ok. Oppure chiamata anche passaggio skip. Ok. Ok. Mentre corro, no. No, sempre da fermo. Fermo. Mai. Vai. Ci siamo. Troppo alta, troppo lontana. Troppo Vedi? Lungo. La regola che dicevo prima del fate arrivare la palla bene al compagno non funziona. Questo è un tipo di passaggio usato per fare un passaggio lungo. Certo. Perché si ha più forza, si usano due mani. Qua in teoria bisognerebbe utilizzare entrambe le mani, okay, chiaramente, e non superare con le mani la testa, proprio per fare il passaggio, okay, perfetto. Quindi... Vai ragazzi, okay. Non superare con le mani la testa, difficilissimo. Dopo pallavolo. Vai. Beh, dai, te l'ho data meglio. No, va bene. Va bene. Poi si può fare molto più forte, chiaramente. Beh, certo, ma non è il caso. Dai, se vuoi. Stavo dietro schiena. Ehi,
vai, tips Leonardo Calvi. No. No, altro livello superiore upgrade. Del passaggio, da fare un piccolo upgrade, così come l'altra volta ho fatto passaggio un upgrade. Dietro schiena. Ok, non è molto, dietro non è molto utilizzato, però per fare qualcosa di un po' più difficile, okay. Facciamo passaggio dietro schiena. Il segreto è così. quasi. Devi sempre cercare di... perché tu la tieni da sotto comunque la palla. Esatto, okay. Devi sempre cercare di indirizzare con la mano il pallone verso il proprio compagno. Questo è un passaggio che non si utilizza tanto. Okay. Però diciamo che... fa spettacolo, insomma. Esatto, fa... è un passaggio spettacolare. Meglio. Esatto, ripreso. Bello questo. Allora, qualche consiglio. Io sul passaggio l'ho avuto... esame superato. Sì, dai. No, ci si può lavorare, certo. Però diciamo che le prime indicazioni sono buone. Vabbè, bisogna applicarsi, un po' come a scuola, no? Esatto. Leo, grazie mille. No, grazie a te. Ciao ragazzi. Alla prossima.